Grazie, uso la voce che mi rimane in quest'ultima settimana, però innanzitutto grazie per il calore, perché è domenica mattina e siete qua. Grazie a Vania, perché per un parlamentare sarebbe stato molto più comodo dire no, il mio comune non mi interessa, sto a Roma a fare il parlamentare. Bravo. E vale dopo. Bravo. I politici fanno il contrario, usano il comune per diventare parlamentari. Non è facile trovare un parlamentare che invece vuole fare il sindaco del suo comune. Bravo! Squadra che vince non si cambia. Se il paese è stato ben amministrato si va davanti a ben amministrare. Se qualcuno per beghe o vanità o interessi personali preferisce altro, io fossi voi non lo citerei neanche. La Lega è lì, appunto, poi in democrazia ognuno fa quello che vuole, ma manca una settimana, non perdiamo tempo a parlare di... Io infatti in questa settimana sarò, dopo vado in fiera a Verona, che c'è il Vapitali, la fiera di settore delle sigarette elettroniche, che abbiamo detassato perché c'erano migliaia di posti di lavoro a rischio e mi hanno invitato, anche loro mi vogliono dare la felpa e quindi anche lì. Poi oggi pomeriggio sarò a Sassuolo, provincia di Modena, e qua ve lo dico e vedrete, prenderemo una valanga di voti e tanti sindaci nell'Emilia Rossa fino all'altro ieri. E questo lo dico di questo sono sicuro. Stasera sono a Firenze, altra piazza non facile, dal mio omonimo, e quindi vediamo di anche di lui. E poi sarò da Giretti, però questa settimana giro tutte le televisioni, mi impegno a parlare solo di Europa, di fatti, di riduzione delle tasse al 15%, di blocco delle... Perché se no... Perché i giornali oggi incredibili, ieri per chi c'era a Milano è stata una giornata pazzesca, perché pioveva ma vista dal palco c'erano migliaia di persone che riempivano tutta la piazza, arrivavano fino alla galleria, arrivavano fino a Corso Vittorio Emanuele. Oh, ci sono due o tre giornali che oggi sono riusciti a mettere foto della tarda mattinata, ah ma in Piazza Duomo c'era poca gente, come se qualcuno venisse qua a far la foto fra tre ore, che ce ne sono tre che prendono il caffè al bar dicendo bidone per Valbusa sindaco. Voi capite la malafede che stanno portando avanti? Quindi è un buon segno perché hanno paura, è un buon segno perché hanno capito che vinciamo noi. Quando arrivano a falsificare, perché poi ci sono le foto della piazza, le immagini, quindi non è che puoi inventarti, c'erano migliaia di persone. E quindi vuol dire che dobbiamo continuare a battere sui temi. Ieri l'ho detto, l'emergenza di questo paese è ridurre le tasse alle imprese e alle famiglie, perché non è che puoi dare redditi di cittadinanza a chiunque passeggi per strada se non riduci le tasse alle imprese che creano lavoro e che creano ricchezza, appunto. Quindi se ci date una mano, il 15% è un obiettivo per un'inflazione per tutti. E poi c'è il tema immigrazione. Io sono andato a letto ieri sera seguendo un barcone, mi sono alzato stamattina, non sul Micio, su... è a Lampedusa. No, ma perché siamo un paese... Pensate che abbiamo fatto diffide, la Guardia di Finanza ha fatto una diffida, la Polizia di Stato ha fatto una diffida, ha approvato decreti, regolamenti, no? Questi se ne fregano, vanno avanti. Io gli ho detto l'ultima comunicazione di mezz'ora, poi questo non esce sui giornali, però ovviamente il ministro fa cose che non escono sui giornali, si occupa dei risultati. Io ho detto costi quello che costi, questo barcone non attracca e questi immigrati non scendono, perché altrimenti non esiste più la legge. Se uno si chiede per domani non esiste la legge. Vediamo, tira molla, adesso questi hanno chiesto alla capitaneria di porto di prendere gli immigrati a bordo e di farli sbarcare noi, col piffero, ma per rendervi conto del fatto che o vinciamo adesso, provate a entrare nell'idea che in Italia o in Europa torni a governare la sinistra, ma qua non è che ne arriva uno di barcone, ne arrivano 52 al giorno di barconi, che poi vengono a sostituire i nostri lavoratori,
Il loro obiettivo è avere nuovi schiavi e nuovi elettori. Schiavi da sfruttare nei campi ed elettori da usare al posto degli italiani che non li votano più. Questo è l'obiettivo. E noi siamo argine. E quindi manca una settimana, vi chiedo di fare quello che non fanno i grandi giornali e le grandi televisioni, parlare. Perché ogni singolo voto a Valeggio fa la differenza. Ogni donna e ogni uomo fa la differenza. I dati dicono che quasi la metà degli italiani non ha ancora deciso se vale la pena andare a votare domenica prossima. Vi rendete conto? Noi siamo qua e sappiamo che l'Europa si occupa di agricoltura, si occupa di pesca, si occupa di direttiva Bolkestein e quindi di spiagge, di mercati ambulanti, si occupa di banche, la direttiva che rovina i risparmiatori parte da Bruxelles, non è che parte da Valeggio sul Mincio, quindi l'Europa entra in casa nostra e si occupa della bolletta dell'energia, si occupa dell'età pensionabile. Volevano, hanno provato in tutti i modi a non farmi toccare la legge Fornero e io con orgoglio ho cominciato a smontarla sta maledetta legge Fornero. Però l'Europa la voleva lì, ferma. Quindi ditelo adesso, magari andando a messa, anzi andate a messa, ieri ho citato più papi, santi, ma perché? Vogliono farci passare per cattivi? Ma in realtà i cattivi sono quelli che stanno spopolando il continente africano e stanno trasformando il mar Mediterraneo in una fossa comune a cielo aperto. Perché i cattivi sono quelli che dicono porte aperte per tutti e poi li lasciano dormire in stazione oppure andare in giro a spacciare, a rapinare, a far casino. Questi sono i cattivi. E mi riempie il cuore di avere il telefonino ormai pieno di messaggi, ovviamente riservati, tutti finiscono, però Matteo non dirlo che se no è un problema. Frati, suore, missionari, vescovi, cardinali, mi raccomando Salvini, tenete duro, però non dirlo che se no è un problema, ha detto alla faccia della democrazia, però dai, siamo in tanti, siamo belli, siamo sorridenti, ce la mettiamo tutta, io non vedo l'ora di poter andare, venendo qua, sono passato dal Mincio, c'era una gara di pesca, era pieno di gente lì, ecco, vorrei essere al posto di quello lì, vorrei essere domenica riprendiamoci Valeggio, liberiamo l'Europa e poi mi metto là una settimana. Grazie a tutti. Bravo Matteo!